possiamo dire, una delle partite più belle della stagione, arrivata nel momento più importante? Se lo dice al mister si arrabbia, perché non era contento adesso. Ah, perché? Ma perché secondo me, sapete come la pensa, a un certo punto abbiamo pensato a gestire, lui vuole giocare sempre, però sicuramente ha fatto una buona partita, tutti quanti hanno fatto veramente una grande gara e credo che sia un terzo posto meritato per quello che abbiamo fatto durante l'anno. Però abbiamo giocato, c'è da dire, abbiamo giocato contro il Picerno, che è una signora squadra, e ha dimostrato anche oggi, se ce n'era bisogno, che è una squadra organizzata, è una squadra che ha fatto un bellissimo campionato. Se ho fatto bene i conti dovrebbe fare il derby con il Potenza nei playoff, sesta contro nona, ma questo al Pescara interessa poco. Le volevo chiedere, Presidente, se era d'accordo con la nostra introduzione, avevo fatto poco fa qui ai nostri microfoni, il terzo posto era l'obiettivo prefissato in estate, anche se forse poi quei primi due mesi avevano fatto sognare, e comunque uno step in più rispetto allo scorso anno quando il Pescara chiuse quinto. Sì, però resta il fatto che abbiamo dovuto sudare fino all'ultima partita e obiettivamente questa squadra poteva arrivarci con maggiore tranquillità al terzo posto. La cosa che è piaciuta, almeno per questa sera, che si è notata la qualità alla distanza del Pescara, è uscita fuori, dentro Raffia e Aloy al posto di Palmiero e di Germinario, subito due assist, due palle in verticale, lì il Pescara è andato via. Sì, vabbè, noi abbiamo comunque giocatori di grande qualità, quindi è chiaro che magari quando giocano fanno la differenza, però abbiamo cominciato bene, molto bene, poi ci siamo un pochettino fermati e poi invece insomma credo che il Pescara abbia legittimato la vittoria. Musica per le orecchie di Massimo Profeta, quello che le sto per chiedere, 19 gol di Lescano con due mesi gettati. Sì, 19 gol di Lescano. Due mesi gettati. Sì, però io ho sempre detto, e voi lo sapete, siete testimoni, che Lescano è un giocatore importante, era un giocatore importante e sarebbe ritornato un giocatore importante. Purtroppo c'è stata quella parentesi che è dovuta un po' a tutti, quindi anche Lescano le sue colpe, io non sono di quelli che butta le colpe solo addosso da una parte, quindi il ragazzo lo sa. Ha fatto molto bene da quando è arrivato il nuovo mister, credo che abbia fatto 10 gol in 9 partite se non vado errato, molto molto bene. Presidente, le chiedo sui playoff, chiaramente si aspetta di sognare, e quando inizieranno questi playoff? Quando inizieranno adesso bisogna capire se c'è o meno questo deferimento del Siena, che attualmente è nella griglia playoff. Quindi se ci dovesse essere uscirebbe fuori, chiaramente farebbe il suo ricorso, quindi bisognerebbe attendere almeno il primo grado di giudizio, perché senza primo grado non credo che nessun consiglio direttivo di Lega si prenderebbe la responsabilità di far partire i playoff, perché in caso contrario potrebbe essere annullato addirittura il campionato. Quindi adesso vediamo, adesso ci sono anche dei giorni di festa in mezzo, quindi credo che almeno una settimana, 10 giorni, probabilmente si ritarderà. Le ho chiesto se vuole sognare con i playoff. Ma noi sognare, noi dobbiamo fare i playoff e li dobbiamo fare bene, perché questa squadra li può fare bene. E poi quello che verrà prenderemo, se qualcuno sarà più bravo di noi gli faremo i complimenti, diversamente gioiremo noi. Una domanda per il presidente Sebastiani, poi chiuderò io con una curiosità, riferisco io al presidente la domanda. Fabio. No, la mia considerazione, chiaramente coi se e coi ma si fa poco nel calcio come nella vita, però io credo che con Zeman dall'inizio, con questa squadra molto adatta alle sue caratteristiche, Pescara avrebbe potuto fare qualcosa in più, forse anche lottare per il primo posto. Fabio Ferraresi fa un'affermazione forte, perché lei dice con i se e con i ma non si va da nessuna parte, però con Zeman dall'inizio, con questa squadra adatta alle caratteristiche di Zeman, il Pescara poteva lottare anche per il primo posto. Ha detto bene, ha fatto la premessa, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, quindi prendiamoci quello che di buono abbiamo fatto e cerchiamo di fare meglio da qui alla fine. Però cosa dice Ferraresi, è vero o no? Ma le controprove non ci sono, quindi è inutile pensare se o ma. Questa è una squadra che con l'allenatore precedente, che con questo l'ha fatto nel primo periodo, poi secondo me ci siamo presi una pausa troppo lunga dovuta a tante circostanze, probabilmente anche un po' al fatto che non abbiamo gestito bene quel momento in cui stavamo facendo molto bene, e forse ci siamo un pochettino
impauriti di noi stessi. Per me questa è la chiave di lettura, perché mister Colombo aveva fatto un inizio, una partenza bellissima, la squadra giocava, ci divertivamo tutti, e quindi non si capisce per quale motivo a un certo punto queste cose siano cambiate, però insomma ci stanno nel calcio, e quindi è inutile rimuginare su quello che è stato. Adesso siamo qui, siamo arrivati, abbiamo conquistato quel terzo posto che era obiettivamente un obiettivo che volevamo raggiungere all'inizio del campionato, e quindi va bene così. Guarda, mi dà l'assist sia Max Mucciante che Fabio Ferraresi. Con Zeman pace fatta al 100%? No, adesso stiamo litigando ancora. Sicuro? Sì, adesso abbiamo litigato. Avete fatto pace con gli arrosticini? Lui dice che non ha giocato bene la squadra, io ho detto di sì, quindi abbiamo litigato un'altra volta.